Posizione seduta. Vediamo quali possono essere le diverse tecniche che si applicano in posizione seduta. E ovviamente tratteremo principalmente la schiena, le spalle e la testa. Ogni trattamento Thai non manca mai di essere concluso con la posizione seduta, perché comunque è una posizione molto completa in cui si riesce a trattare appunto le zone in maniera approfondita. Parto con un massaggio in muscolo del trapezio delle spalle. E pinzature. Poi utilizzando gli avambracci, lavoro sempre la linea centrale del trapezio. Usando una tecnica in cui prima premo e poi ruoto gli avambracci. Poi passo a uno stiramento del collo, facendo leva con i gomiti. Su testa e spalla, unendo le mani. Poi mantenendo lo stiramento, lavoro un singolo lato. Espongo bene il collo, intrecciando le dita. Faccio fare una rotazione, mobilizzando le cervicali, sciogliendole e poi applicando i cosiddetti strappi, quindi premendo i palmi sui lati delle cervicali e sollevando la muscolatura.